Questo video è sponsorizzato da PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Date un occhio sul loro sito perché PCBWay non produce solo PCB, ma fa anche stampa 3D, lavorazioni con CNC e altre cose interessanti come PCB flessibili o quelli avanzati. La produzione generalmente per i PCB è di 24 ore. Ci sono diverse opzioni per la spedizione, da quella più veloce a quella più economica, e i PCB partono da $5 per 10 pezzi. Benvenuti o bentornati su Retrofixer. Oggi vediamo un bel mattone della Commodore. Questo è il drive 1571. Questo drive, rispetto al 1541, ha due testine. Così possiamo leggere entrambe le facce tutte in un'unica volta e avere un disco più grande contenente tutti e due i lati senza doverlo girare. Inizialmente è stato prodotto per il Commodore 128, è stato sia inserito nel Commodore 128D, quello bello grande, oppure lo troviamo in questa versione come 1541 con l'alimentatore interno da poter utilizzare anche sul Commodore 64. Questo purtroppo non funziona, ha il solito problema che quando si accende il LED rimane sempre fisso, il motore gira di continuo e non si resetta mai. Vi lascio la scheda qua in alto, così se non avete visto il video potete farlo con un click. Adesso vediamo cosa succede a questo power drive. Esteriormente non è poi messo malaccio, Non ha molti graffi, solo un po' di sporco. Qualche piccolo graffietto c'è, ma quello magari possiamo provare a toglierlo. È un po' ingiallito in questa parte, molto probabilmente anche perché qui abbiamo il calore del trasformatore che comunque aiuta a ingiallire poi tutta la plastica. Comunque anche sotto vedo che non è poi messo male, non ci sono segni graffi profondi, quindi una bella pulizia e torna quasi come nuovo. Qui abbiamo l'etichetta 220 cancellato 240. Eccolo sul tavolo, è talmente grosso che è difficile pure da inquadrarlo tutto. Vediamo, qui abbiamo il LED di accensione, il LED di attività e il classico sportellino. Sulla parte del retro troviamo le due porte seriali per fare un bel entra e esci, una catena per collegare magari stampanti o più floppy, connettore IC di alimentazione, interruttore, e questo è l'interruttore per scegliere l'indirizzo. Colleghiamo prima l'alimentazione, accendiamo e vediamo cosa succede. Ok, quindi il drive si spegne la luce ma continua a girare il motorino. Mi sembrava che quando l'avevo preso anche il LED verde era stato segnalato come sempre acceso fisso, in realtà sembra di no. Quindi il LED si accende, lui si spegne, ma il motore continua a girare. Quindi il guasto potrebbe essere un pochino diverso da quello che abbiamo visto l'ultima volta. Andiamo subito a vedere come è fatto. Ecco qui, questa è tutta la parte meccanica, il suo bel alimentatore e sotto tutto abbiamo la scheda elettronica. Togliamo il frontalino, occorre rimuovere la levetta che è solo a incastro e questo viene via. Sarà anche da pulirlo per bene, sbiancarlo forse no, però una bella pulizia gliela darei. Guardate che belli, doppio LED. Allora, io una prova collegandolo con un computer ce la farei lo stesso, giusto per vedere che effettivamente non abbia nessun effetto nemmeno sul reset. Allora, se accendo il Commodore qua, ok, la schermata ce l'abbiamo, e allora vediamo, accendiamo prima il drive,
Quindi si spegne, perfetto, e continua a girare. Se io adesso accendo il Commodore, dovrebbe resettarsi. Il reset lo fa. Quindi lui comunica, il processore funziona perché si resetta, però continua il drive a girare. Però a questo punto credo che la logica sia funzionante. Vediamo un po'. Il drive si muove. Perfetto, il drive si muove, quindi secondo me la logica dovrebbe essere buona. Ci dovrebbe essere un problema o sul controller del motore o qualcosa comunque legato a quello. Io una pulizia, tanto per cominciare, alla testina, ce la darei subito. Un pochino di sporco lo abbiamo trovato, eh? Poco poco, ma allora non credo proprio che questo sia il suo problema, eh? Però ormai ho visto che non bisogna mai dare nulla per scontato. Perfetto, abbiamo visto qualcosina in più. Il drive si resetta correttamente, anche il LED all'inizio comunque fa il suo reset, comunica con il computer perché lanciando comunque il comando per ottenere la directory, lui si muove e va a cercare esattamente la directory, poi dopo ovviamente non trova nulla. Questo potrebbe dipendere anche se l'integrato che controlla tutta la meccanica non funziona. In questo caso abbiamo che lui si resetta perché la parte del processore, ROM e tutto il resto funziona, ma poi la testina quando va a comunicare con il suo controller, lì abbiamo il problema. Oh, vediamo finalmente come è fatto al suo interno. Abbiamo questo bel controller, che l'abbiamo visto anche sul video del 128D, dove c'è stata una bella riparazione del drive che era in condizioni veramente pessime. Lì addirittura c'erano, mi pare, o due o tre integrati addirittura rotti. Sicuro c'era il processore che non funzionava, poi mi sembra che c'era anche il controller o qualcosa, non mi ricordo di preciso, ma uno dei due mi sembrava forse questo che era rotto. Il controller proprio. Giusto per provare, visto che questo CIA è comunque su zoccolo, facciamo presto a fare un tentativo e almeno ci togliamo subito il dubbio che dallo schema non dovrebbe essere lui perché gestisce altre cose e non è direttamente collegato con la funzionalità del motore. Però proviamo. Allora, ho smontato tutta la scheda e adesso andiamo a vedere come è messa anche nella parte di sotto. E diciamo che al tatto non c'è nessun chip che scalda, però la cosa strana è che il motore gira sempre, la testina sembra che si muove, anche se certe volte se la porto sulla traccia zero poi da lì non va avanti, quindi non so se effettivamente poi si muove o si muoveva solo quando stava a metà. E quindi io presumo più una parte sul controllo della testina, del diciamo il motore, tutta questa cosa qua, non sulla parte logica di comunicazione con il computer. E quindi penso che i chip che possano dare problemi siano o questo proprio legato alla testina, o magari adesso vediamo se ce ne sono altri di questi, poi con lo schema cerchiamo di capire meglio cosa fanno e quale potrebbe essere il guasto. Ho visto quello del Commodore 128D, però lì era un altro problema un pochino diverso, lì ovviamente era LED sempre fisso e quindi non funzionava proprio neanche la parte logica.
La scheda è abbastanza impolverata, il che è molto buono perché vuol dire che comunque non ci hanno messo mano. Ok, sullo sporco e basta, la scheda è veramente immacolata, nessuna saldatura rifatta. Allora, come al solito siamo fortunati, questo problema non è indicato neanche nelle classiche guide per le riparazioni, perché di solito o il LED verde non si accende per niente, il motore gira o non gira per nulla, oppure il LED verde rimane sempre acceso e il motore gira fisso. Qua invece abbiamo una cosa strana, perché il LED verde si accende e si spegne normalmente, è solo il motore che invece non viene controllato, quindi è un mix di cose. E come al solito il LED verde che non si spegne e non si resetta può essere veramente tante cose, però visto che a noi il LED funziona, io escluderei questa parte qua e andrei più sulla parte sotto della testina motore, e quindi entrano in gioco i due via e questo controller. Però diciamo che per ora, visto che ce ne abbiamo due uguali, possiamo provare a scambiarli, vediamo se qualcosa cambia, se no andiamo direttamente con questo. Basta chiacchiere, vai a andare. Allora, vediamo cosa succede senza i due via. Molto probabilmente non si dovrebbero accendere i LED. No, ok, non si accende questo, il motore gira di continuo. Quindi abbiamo un comportamento simile. Ora li scambiamo. Questo era lui e lo mettiamo di qua. Ora senza questo vediamo cosa succede. Si accende, si spegne e non si resetta. Ci rimettiamo anche l'altro, che a questo punto penso proprio che faccia la stessa cosa. Sono belli incastrati, questi sì che fanno ben contatto. E riandiamo. Allora, LED alla mano, si accende, si spegne e il drive non si ferma. Si è fermato. Si è fermato il drive, incredibile ma vero. Il chip guasto a questo punto sembra essere lui. Quello che era qui, che adesso sta di qua. Il drive si è fermato correttamente. Riproviamo. Il drive si ferma, perfetto. Allora, io ora farei una prova a leggere qualcosa, ma ho dei forti dubbi, visto che li abbiamo scambiati solamente. Se il problema era qui, ora è andato di là. Accendiamo il computer. Computer acceso. Accendiamo il drive. Acceso. Si è fermato. Load della directory. E non parte. Quindi adesso io ho dato il comando per leggere il disco. Lui non sta facendo nulla, però non gira, rimane bloccato su searching for e il computer è proprio
incastrato. Benissimo, abbiamo visto che il problema si è spostato dall'altra parte, quindi se questo è rotto il computer non legge ma rimane proprio bloccato. Ora dobbiamo vedere se trovo un altro R65C22P2. Ma che cazzo stai a dire? L'unica cosa che non ce l'ho di ricambio. Anzi, in realtà forse ce lo dovrei avere sul 1571 del 128D. Eccolo qui, questo è quello corretto. Preso dal drive funzionante. Perfettissimo. Allora, sostituito questo con il drive funzionante del Commodore 128D e ora rifacciamo la prova, vediamo. Accendiamo, si resetta, si spegne. Ora vediamo se con il Commodore 64 comunica, fa qualcosa. Mettiamo un disco. Ok, ha visto che si è mosso, quindi ha sentito che il disco è inserito. Facciamo un bel caricamento della directory e non si muove nulla. Non si muove nulla. Però il drive si resetta correttamente. A questo punto le cose sono due. O anche questo è andato, oppure c'è qualcos'altro. Vediamo se ne ho un altro di quelli. Il drive è lo stesso, stessa scheda. Quindi devo averne per forza due uguali. Eccoli qua. Ora li cambiamo tutti e due. Tanto ormai il drive è aperto. E così facciamo subito la prova del 9. Tutti e due sostituiti. Si resetta come al solito. Legge il disco. Vediamo se carica la directory. Carica anche la directory. C'è da cancellare questo. Bene. Facciamogli leggere un giochino. Questo era responsabile della lettura, nel senso che con questo qui guasto, in questa posizione, il drive si resetta, fa tutto, ma comunque non riesce a comunicare e si blocca proprio, non dà neanche device not present, file not found, rimane proprio schiantato lì fino a che non si spegne il drive. Quindi questo di sicuro è guasto. E ci facciamo una croce su. E tu non ci sei più. Ok, il gioco è stato letto, un bel run. Ok, caricato perfettamente anche lui. Ora facciamo la prova del 9. Vediamo se anche questo è guasto. Perché qui di difetti me ne sembra di aver visti due. Allora, resettiamo questo, resettiamo quest'altro. Il LED è spento e non si resetta più. Allora, questo potrebbe essere normale perché se il computer è spento può fare questa cosa. Vediamo allora di staccare e ricominciamo. Ok, si resetta. Una cosa che potrebbe succedere: se il connettore seriale è collegato e il computer è spento, questo può tenere la linea di reset bassa e abbiamo il problema che il LED non si accende e il disco gira di continuo perché non riesce a fare il reset. Quindi o accendiamo il computer e poi accendiamo il drive oppure lo lasciamo scollegato.
Ora facciamo ancora una volta la nostra prova. Load $0,8. Directory letta. Ma che è successo? Ricapitoliamo perché abbiamo fatto un po' di spostamenti e ci si capisce poco. Inizialmente non sapevamo quale di questi due erano guasti e li ho semplicemente scambiati. Scambiandoli ha funzionato tutto, tranne che quando andavo a leggere la directory, il drive rimaneva fermo e il computer si bloccava. Poi ho sostituito questo con uno funzionante e tutto ha preso a funzionare. Poi rimettendo questo dall'altra parte non funzionava più, perché in realtà era questo che era guasto, ma questo guasto l'avevamo prima scambiato da questo. Quindi inizialmente il chip guasto era lui, che dava il problema di luce spenta ma drive che gira continuamente. In realtà questo è segnalato sulla guida come se dovesse fare il contrario, LED sempre acceso e drive che gira sempre, e di solito lo fa, però probabilmente il guasto non è totale, quindi il LED si spegne e riesce a resettarsi, ma la linea poi che controlla diciamo la parte del motore e tutto il resto rimane bloccata, quindi una parte funziona, una parte no, e fa questo effetto strano. Comunque il chip guasto era solo lui. Gli è andata bene perché questo ora legge. Ora non rimane altro che fare ulteriori prove, poi a caricare un programma e soprattutto vedere se riusciamo a magari formattare un disco in doppia densità usando tutte e due le testine. Io a questo punto, visto che ho il 1571 a cuore aperto, richiuderei l'altro, quindi riprenderei il chip e lo rimetterei al suo posto, e poi questo lo lascerei senza, in attesa del nuovo componente. Devo dire che è andata bene, non speravo di trovare il guasto così facilmente e soprattutto senza indagare più di tanto, perché sono andato un po' a intuito. Ho dato una rapida occhiata ai guasti che potevano succedere, quello simile mi riportava a questo, anche se io inizialmente sospettavo più di lui, ma vedendo il suo comportamento era un po' diverso da questo guasto che avevamo. Questo non era uguale, ma ci andava vicino, e infatti era lui. Ora che abbiamo tolto tutto dalla plastica, andiamo a dare una bella lavata e poi rimontiamo tutto. E finalmente tornati dalla pulizia, tolto anche lo scarabocchio sul 240 volt. Non è male, diciamo che la plastica è veramente bella, liscia, è un po' ingiallita in questa parte, quello sì, però non abbiamo nulla di grave, magari una volta si farà anche il retro bright. Eccoci tornati al nostro drive dopo una bella pulizia e ho riassemblato il tutto. Questo, il chip che manca, l'ho ordinato, ma ovviamente per prenderlo a un costo ragionevole dalla Cina ci vorrà quasi un mese. Nel frattempo ho messo un 6522 preso da un 1541 che ho una scheda di test proprio qua sopra. Pensavo che non fosse uguale perché questo qui lavora a 2 MHz mentre questo dovrebbe lavorare a 1. Ma ho visto che alla fine funziona lo stesso. Ora andiamo a provarlo con questo sostituto. Allora, accendiamo il computer. Ok, radice l'abbiamo. Accendiamo il drive. Si resetta correttamente. Mettiamo un floppy vuoto. Diretto ricaricata e il disco è vuoto, 664 byte liberi. Bene, ora facciamo una prova a formattare questo disco
in entrambi i lati per usarlo in modalità 1571, perché questo drive, come detto prima, ha due testine e possiamo quindi usare tutto il disco, comprese le due facce, tutto in un unico blocco, come se fosse un disco più grande. Mentre invece nella modalità 1541 siamo costretti a girare faccia per avere 664 blocchi sul lato A e 664 sul lato B. Per fare questo dobbiamo per prima cosa metterlo in modalità 1571. Questa modalità viene automaticamente switchata se si usa la modalità 128. Io ora sto usando un Commodore 64 per fare dei test e quindi lui sarà in modalità 1541. Ora mandiamo il comando open 15,8,15, apriamo le virgolette, mettiamo U0 maggiore UU, allora U0 maggiore M1, chiudiamo virgolette, due punti e chiudiamo il file. Benissimo, non nessun errore, lui è andato in modalità 1571, ora dobbiamo provare a formattarlo. Allora, open di nuovo 15,8,15, questa volta scriviamo il comando per formattarlo, N0, due punti, e gli diamo un nome, lo chiamiamo prova 1571. Poi mettiamo un virgola F1 e chiudiamo tutto. Bene, stiamo formattando il disco nella modalità 1571. Se tutto va come dovrebbe, abbiamo un disco unico che usa sia il lato A che il lato B, da esattamente il doppio dei blocchi liberi, quindi 1300 e rotti. Perfetto. Ora facciamo un load della directory. Fatta una bella list e ecco qua un disco 1571. Ora abbiamo esattamente 1328 blocchi liberi, l'equivalente di tutte e due le facce, e non occorrerà più girare il disco avanti e dietro come succedeva a noi con il Commodore 64 e il 1541. Ora proviamo anche a caricare un gioco, ma credo che funzioni. Questo diciamo che è un omaggio per un utente del canale che ci segue, che ricorderà sicuramente questo bel adesivo, visto che ci lavorava. Bel run. Eccolo qua, R-Type. Un po' di belle righe. E qui scegliamo Start Game. Ricordate questa musichetta? Eccoci arrivati alla fine di questo video. Per fortuna la riparazione di questo 1571 non ha richiesto molti sforzi, il guasto è stato trovato velocemente e soprattutto questo componente è anche abbastanza semplice da trovare. Addirittura lo stanno anche rifacendo nuovo. Eventualmente sto pensando anche di prendere questa nuova versione così da fare una prova e vedere se questo nuovo pezzo si comporta come il precedente e se può essere una valida sostituzione. Spero che questo video vi sia stato utile, se non altro per capire un po' come è strutturato all'interno e anche per capire quali cause possono generare un difetto piuttosto che un altro. Questo era leggermente diverso da quelli visti sulla classica casistica di questo drive, però alla fine abbiamo visto che si riconduce sempre allo stesso chip. Vi ringrazio di aver visto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima, Fixer!